La rassegna stampa è offerta da... Sabato 27 ottobre, buongiorno agli amici di Lecce News 24 e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Apriamo con il Messaggero: Berlusconi condannato, 4 anni per frode fiscale, barbarie, verdetto politico, diritti TV, l'ex premier interdetto dai pubblici uffici fino al 2017, con Falonieri assolto. La sentenza: i giudici gestiva le aziende anche da Palazzo Chigi. In retroscena, lo sfogo del Cavaliere, sono tentato di espatriare. Punito per l'omicidio della moglie, applausi dei familiari, ergastolo per paralisi, ha ucciso lui Melania, la famiglia di lei, tutti sconfitti, a casa di lui, ora la bimba... Il terremoto, la terra trema nel Pollino, un morto, evacuato all'ospedale. Passiamo alla stampa: condannato Berlusconi, 4 anni, 3 condonati per frode fiscale, l'ex premier, sentenza politica, processo per la compravendita dei diritti TV Mediaset. Per i giudici di Milano ci fu un'evasione notevolissima. Il nuovo centro, Casini apre Montezemolo, Bonanni, noi siamo maggioranza silenziosa e nazionale popolare. New York, la babysitter assassina, in un raptus uccide 2 bambine e poi si taglia la gola. I costi della politica, la Camera ci ripensa, giovani industriali all'attacco, via ladri e ignoranti, regioni, senza tagli, pagano i consiglieri. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, i giudici stangano Berlusconi, frode fiscale, condannato a 4 anni e interdetto per 5 dai pubblici uffici, l'ex premier, democrazia finita, paese barbaro, così non si va avanti. Sentenza shock sui diritti TV, evasione notevolissima con modalità sofisticate sui diritti TV, assolto con Falonieri, il PDL, persecuzione. Sisma sul Pollino, terrore sfollati, crolli e disagi in Basilicata, terremoto, scossa del quinto grado, un morto per infarto. Lecce, ladri nella casa di un tenente dei vigili, Melissano, colpo da 50.000 euro in un'azienda, allarme furti, nel mirino finiscono anche la coin e il negozio Zara. Ilva e disco verde per la nuova AIA, l'azienda di sequestrate gli impianti. Taranto, il Ministero dell'Ambiente, ha concluso la procedura. Ha ucciso Melania Rea e ergastolo per parolisi. Teramo, condannato il caporale, i familiari della donna applaudono in un'aula. Passiamo alla Gazzetta di Lecce, la sfida dei sindacati, il rettore ora si dimetta. Università si allarga il fronte che chiede la testa del Magnifico, mercoledì assemblea dell'organizzazione di categoria. Il caso Miccolis, in senato accademico il prossimo 2 novembre. Razzia in casa di un tenente dei vigili urbani. Lecce, furti anche alla coin e nel negozio Zara. I ladri portano via ori e argenteria per un bottino di quasi 20.000 euro. Melissano, nel mirino un'azienda dei pannelli solari, via Corrame Ottone, colpo da 50.000 euro. San Donato, il comune licenzia il capo dei vigili. E infine chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia, Ateneo, veleni anche sui brevetti, gli studenti, basta scontri, Motta, Miccolis non indagato per le prove annullate. Nuovo filone di polemiche sull'affidamento delle consulenze alla società fondata dal rettore. Poltrona da 600 euro, l'ira di Perrone, il sindaco ritirare la determina, ma sedia già comprata. L'accelerata del PDL, super provincia da Brindisi, tentazione e Lecce. Botte a scuola, ferito 11enne, l'alunno in ospedale, aggredito da 2 compagni. Il calcio, Pia, sogno il primo gol con Lecce. All'interno della prima pagina, le sfide della politica, vicinanza a Vendola, ma niente dimissioni, PD e UDC, la Puglia ha bisogno di governo. Brindisi, spunta la tentazione e Lecce, riordino provincia, il PDL, la città sia col Salento. Con Sales, proviamo per un unico grande ente. I nodi della regione, sanità, assunzione in deroga, sì del governo per 150 unità, resta l'emergente, a Tolini ora spera nel decreto Balduzzi. Il dibattito a Lecce, finita un'era, Monti segna il confine, confronto fra Paolo Mieli ed Eugenio Scalfari, l'analisi del berlusconismo, le primarie, il futuro. Il siderurgico il caos, il marito a morire di leucemia, lei chiede danni all'Ilba, sul lavoro respirava sostanze cancerogene, sia all'AIA, ma ridateci gli impianti, la richiesta dell'azienda dopo il rilascio dell'autorizzazione. La pagina di Lecce, rifiuti, il TAR sospende il maxi appalto, il verdetto, la spunta allo Monteco che aveva presentato ricorso contro l'aggiudicazione provvisoria ad AXA ed Ecotecnica. Bocciato l'affidamento del comune, slittano i tempi, nuovo servizio a rischio. La rivoluzione di Natale, pagodine in viale Marconi. L'università dei veleni, Miccolis non è indagato per le prove annullate, il procuratore Motta, nessuna accusa a carico del dirigente per quel procedimento. Le consulenze sui brevetti a società fondata dal rettore. Si apre un nuovo fronte di veleni, lo studio replica, tutto in regola. Passiamo allo sport, Pia, Lecce sento profumo di gol, l'esperto attaccante brasiliano insegue ancora il suo primo centro stagionale in maglia giallorossa. L'infortunio è solo un brutto ricordo, sono pronto per ritornare in campo. Stamattina la rifinitura a Martignano, Lerda scioglie dubbi sul modulo da adottare. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...